Mentre Soleil si tira fuori dai giochi per avere tutt'altro ruolo in questa nuova dinamica, lascia spazio al neonato triangolo tra Alessandro, Sophie e la povera Selassie che resta a bocca asciutta. Ma per Sophie potrebbe non essere una favola a lieto fine. La passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è ufficialmente scattata tra le mura del Grande Fratello VIP. L'ingresso del modello, ex concorrente di Uomini e Donne, ha attirato l'attenzione di diverse presenze femminili della casa. Prima Soleil, che si è dolcemente addormentata tra le sue braccia, poi Jessica Selassie che agli autori ha confessato di avere una cotta per il bel Basciano. Mentre Sorge si tira fuori dai giochi per avere tutt'altro ruolo in questa nuova dinamica, lascia spazio al neonato triangolo tra Alessandro, Sophie e la povera Selassie che resta a bocca asciutta. È appena nato il terzo e, forse, ultimo triangolo di questa edizione, con una sola certezza: Gianmaria Antinolfi non sta bene da nessuna parte. Uscito di scena senza grandi clamori dal triangolo tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l'imprenditore è stato scaricato dall'extronista che ha rivolto tutte le sue attenzioni a Basciano. Tra loro sono scattati baci e confidenze, con un solo problema: la gelosia di Jessica Selassie, persa di Alessandro, sono delusa da Sophie. Il ruolo di Soleil? Quello di stare a guardare, per ora a braccia conserte, facendo di tutto per far crollare la credibilità del nuovo amore di Sophie, che potrebbe non ricevere un lieto fine da favola.